ringrazio di cuore innanzitutto per essere tra di noi, per aver fatto questo viaggio e per averci portato quella che è la vostra vita, la vita di Giulia, la vostra speranza che ci avete testimoniato. Dico ci avete perché poi in realtà è come se mi sentissi entrambi vicini qui questa sera. Passo adesso, per continuare questo nostro percorso, la parola a Pietro Del Vecchio, che è un volontario della Mensa Caritas di Pescara. Anche lui ha una storia da raccontarci. Prego. Buonasera. Sono molto emozionato perché la prima volta che mi capita di parlare e raccontare la mia esperienza davanti a tante persone. Sono un detenuto e sono detenuto dal 1992. Dal 2007 mi trovo nel carcere di Pescara. Come ho iniziato nel 95 nel carcere di Benevento, ho incontrato un sacerdote. Devo permettere che prima del 95 ero un pagano, non credevo a niente, niente di tutti. Invece con lui ho iniziato un percorso di catechesi e dopo 8-9 mesi mi ha portato per la prima volta a confessarmi. Perché prima da loro lui non voleva confessarmi, quando invece dovevo fare un percorso di catechesi. Nel 2007, dopo aver girato vari istituti, il Signore ha voluto che arrivassi qua a Pescara, la casa circondariale di Pescara, dove ho incontrato il cappellano Don Marco e sua figlia, che al di fuori di essere prete e suora per me sono due fratelli, un fratello e una sorella. E con loro niente, ho continuato questo percorso e nel 2007, insieme a Maria Trattamentale e direttore, con Don Marco mi hanno proposto di fare un progetto carcere Caritas, cioè di fare il volontario. Devo dire che fino ad allora non sapevo cos'era il volontario, sì, mi sentivo parlare così, vagamente, no? E quando ho iniziato questo percorso, perché ho fatto il volontario sia presso un parco qua a Pescara, su un lungo fiume, su Agde, dove c'è una struttura per bambini malati di leucemia, e poi alla Caritas. Devo dire che nella Caritas ho trovato una seconda famiglia. Mi vogliono molto per tutti bene, dai volontari, ai operatori. E ogni giorno ho scoperto veramente cos'era questa parola volontariato, no? E devo dire che stare a contatto con queste persone che hanno persone disagiate, no? Anche io sono disagiato perché sono un detenuto, no? Però qua mi trovo persone più disagiate di me, no? E fare qualcosa di buono per loro, a me mi riempie di gioia. Infatti la sera alle 8 quando rientro in carcere mi sento soddisfatto perché veramente ho fatto qualcosa per qualcuno che sta peggio di me. E a volte, la settimana scorsa ne parlavo con Tullio, un operatore giù della Caritas, e gli dicevo che a volte ho delle sensazioni di gioia che mi vengono da dentro, sensazioni che non provavo da quando avevo 9-10 anni. E a distanza di, ora ne ho 47, ci sono delle volte che ho queste sensazioni di gioia, proprio perché mi sento, mi dà una buona emozione. Quando mi ritiro la sede del carcere, vedo sei persone che ti do
voto mi viene la tristezza, sono arrabbiati con tutti. Invece noto che quando stanno con noi, quell'ora che o pranzo o cena, e noi ci chiamano in verità per servirli, scambiamo qualche parola e li vediamo sorridere. Io quando li vedo sorridere mi riempio di gioia, mentre quando li vedo per strada mi vedo un po' arrabbiato. Allora dico, caccia, questa cosa che faccio riesco a regalare un sorriso e a metterti sotto, no? Sopra di me. Io devo dire che il volontariato mi ha cambiato la vita, veramente mi ha fatto crescere, ma tanto, tanto, tanto veramente. E anche quando sono stato su Agri per i bambini, il direttore, sì, il direttore Franco Vettinello mi dice, te la senti un'esperienza un po' dura, ma io pensavo che nella vita di averle viste tutte, ma sperando, ci va. E invece veramente sono esperienze che segnano. Io i primi giorni non riuscivo a stare a contatto con questi ragazzini perché mi commuovevo con un'infazione. E devo dire che vedere questi bambini un anno, due anni con queste malattie, che oggi ringraziando il Signore, la scienza ha fatto passi da giganti e buona parte riesce a salvarsi. Però sono delle persone che sono di una tenerezza unica. E veramente mettono, molte volte quando andavo su Angola mi mettevano a dura prova anche la pena. Io mi domandavo, Dio, perché permetti questo? No? Un bambino di 10 mesi, che può fare che ha questa malattia e può venire a mangiare? E come si dice? C'era difficile accettazione, ma poi si adattano.
e iniziano a scandire le loro giornate su nuovi ritmi che si stabiliscono come l'ora del prelievo, quella della terapia, il momento in cui arriva Campanellino, la dottoressa Clown che porta in reparto la sua magia. Ilaria aveva solo 3 anni e mezzo quando siamo entrate e ora ne ha compiuti 4, proprio in ospedale, con una bellissima festa organizzata dai medici. Non si può pensare che in questi mesi abbiamo solo trattenuto il fiato sperando di cavarcela più presto. Questi mesi per me, mia figlia e per tutta la famiglia sono stati forse i più ricchi che abbiamo mai vissuto. Lo so che è difficile da fuori credere che sia così. Anzi, con molta onestà ho ripensato a me stessa e a quelle poche volte che mi era capitato di incontrare un bambino con la mascherina sul volto. Ricordo solamente che ho provato un istintivo terrore, perché la malattia fa paura. Ma poi da mamma di una bimba malata le cose sono diverse. Se dentro di me non si fosse sviluppata quella forza non umana che mi aiuta ogni giorno ad andare avanti con serenità, mi sarei sentita scavata dentro da certi sguardi furtivi che gli adulti lanciano mia figlia quando pensano di non essere visti. Lo sguardo di una mamma ha una visuale molto ampia. Oggi non mi sfugge più nulla, cerco solo di non giudicare. Bene, io intanto ringrazio per questo invito, un invito che mi permette ancora una volta di portare agli occhi delle persone che ho di fronte quella che è la situazione dei bimbi che vivono i reparti più duri dell'ospedale. Ne parlavamo poco prima proprio con il signor Del Vecchio, che mi pare di capire conosca molto bene la situazione. E sicuramente è stato cambiato anche perché la situazione è vissuta direttamente. Ho scelto di iniziare da questo passo perché le parole che avete sentite sono le parole del libro che è nato dopo la malattia di mia figlia. Mia figlia Ilaria, io sono mamma di 3 bambini, tutti ancora abbastanza piccoli, però mia figlia Ilaria all'età di 3 anni e mezzo, quindi 2 anni e mezzo fa, nella maniera più improvvisa possibile, per farvi capire il pomeriggio, tardo pomeriggio, siamo andati a fare una ecografia, non c'erano assolutamente situazioni particolarmente allarmanti, semplicemente un leggerissimo gonfiore addominale che poteva essere anche causato da una stizi, magari un pochino più importante degli altri, ma per un bambino piccolino è abbastanza normale. Quindi all'improvviso noi ci siamo trovati il pomeriggio a scoprire che qualcosa non andava e la mattina dopo ad essere rinchiusi, tra virgolette, in ospedale all'inizio praticamente per 2 mesi, io e mia figlia, con tutto quello che potete immaginare, perché vuol dire organizzare una famiglia di 5 persone con 3 bambini piccoli all'improvviso, a prescindere dalla notizia devastante. E poi nel complesso comunque l'iter della malattia e delle cure riservate ad essa è andato avanti per circa 6 mesi, quindi siamo state chiuse nei reparti, prima di chirurgia pediatrica, dove ancora mia figlia poteva ricevere qualche visita, perché non si era ancora definita bene la natura della massa, che comunque si capiva già essere una massa maligna. Quindi noi abbiamo comunque saputo subito e ovviamente questa notizia ha devastato completamente la nostra vita.
dicevamo, siamo stati visitati da qualcuno molto grande. Forse all'inizio questo qualcuno è stato qualcuno di molto cattivo, perché era una specie di mostro che aggrediva questa bambina di 3 anni e mezzo che all'improvviso si ritrovava non più a giocare con i suoi compagni dell'asilo, ma si ritrovava chiusa in ospedale, con tutto quello che ciò comporta. Poi questo qualcuno si è trasformato in qualcosa di bellissimo, perché le esperienze che sia io, che mia figlia, che l'intera mia famiglia ha potuto vivere all'interno dei reparti pediatrici così provati dalla malattia e dal dolore, è stato qualcosa che ha assolutamente cambiato l'iter delle nostre vite, ovviamente le ha migliorate. Io, se dovessi tornare indietro, è ovvio che non vorrei vivere oggettivamente ciò che ho vissuto, e se potessi risparmierei assolutamente a mia figlia e ai miei 2 bambini ciò che hanno dovuto vivere così presto. Ma sono anche consapevole che se non avessimo attraversato questo fossato, noi adesso non saremmo quello che siamo. E io so che sia io, che mio marito, che mia figlia, che l'intera mia famiglia, ma anche tutti coloro che hanno ruotato intorno alla nostra situazione, siamo assolutamente migliori. E siamo migliori perché c'è stata una coralità di intenti assolutamente inimmaginabile. Devo dire che dopo poco mi sono resa conto che la seconda visita, ma è stata immediata la cosa, che abbiamo ricevuto, e parlo per esperienza diretta, nel senso che mia figlia, grazie a Dio, ha avuto realmente queste visite, perché i bimbi, l'ho potuto constatare di persona, nei reparti così provati, è come se avessero una porta aperta verso il mondo dell'aldilà. Quindi mia figlia mi parlava di angioletti, mi parlava della Madonnina, ma ne parlava non di come di cose speciali, così come le potremmo vedere noi adulti, no? Tant'è vero che quando all'inizio, le prime volte, mi diceva mamma, oggi sono venuti gli angioletti, io la guardavo come un adulto potrebbe guardare un bambino che in quel momento ti sta raccontando la prima cosa che viene in mente. Okay? Perché noi purtroppo siamo rovinati poi dalla nostra vita, da quello che facciamo, insomma, nel tempo, dalla nostra crescita, e perdiamo quella freschezza e quell'immediatezza che invece i bambini hanno. Per cui per lei, come per tanti altri bambini, queste visite, tra virgolette, erano assolutamente normali. Lo sono diventate anche per me. E sono state forse la forza più grande che mi è stata data nel percorso della malattia di mia figlia. Visite che avvenivano quindi attraverso la bocca di mia figlia, che mi riportava ciò che accadeva, ma che sono avvenute anche attraverso degli strumenti umani, perché io penso che ciascuno di noi poi sia uno strumento di qualcosa di più grande, ok? Io alla fine di questa esperienza, che non è ancora conclusa, perché comunque potete ben immaginare che un percorso del genere ha un suo seguito, per cui seguito che stiamo cercando di rendere il più possibile gioioso e fruttuoso, ma da ciò che era capitato io ho cercato di trarre un insegnamento e di chiedermi, ma io che cosa devo fare, che strumento posso diventare? E dal momento che il mio, comunque, sentivo di dover fare una testimonianza anche di fede, che cosa vuoi da me? Mi chiedevo, cosa devo fare? Strumenti importantissimi sono state tutte le persone che hanno operato e che operano tutti i giorni in condizioni a volte difficilissime nei reparti di chirurgia e di oncoematologia. Ovviamente ringrazio
ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, perché a volte sembra niente, ma un sorriso ti può cambiare tutto, perché ci sono momenti difficilissimi in cui magari ti vengono date delle notizie devastanti. C'è stato un attimo, a parte l'inizio, in cui si capiva che la malattia era una massa maligna e non si capiva la natura, ma quasi sicuramente era qualcosa che avrebbe lasciato pochissime possibilità di scampo. In quel momento ho sofferto la mancanza di un sorriso. Non perché non ci fossero i sorrisi, ma forse perché io non ero in grado di vederli. Con il riacquistare una maggiore serenità, cosa che non è avvenuta perché mi dicevano che mia figlia stava meglio, è venuta pian piano, naturalmente, perché ho affrontato il percorso con una certa consapevolezza che mi è stata data soprattutto dalla preghiera, che non posso dire altro. Con l'acquisto di una maggiore serenità mi sono accorta di tutti quelli che ci stavano intorno e che stavano soffrendo e vivendo la stessa situazione che vivevamo noi. Ovviamente noi da genitori e loro da amici, da esterni, da quello che volete. Ovviamente nel mio cuore ringrazio tantissimo sia tutti i volontari dell'ACOBE per esempio, fondamentale il loro apporto, perché riescono magari a risollevare un pomeriggio di un bambino, perché invece di fargli pensare che quel giorno non è a giocare come tutti i suoi amichetti, quel giorno sì è a giocare, ma sta giocando in un altro posto, perché come dicevo all'inizio del libro, la vita di quei bambini non è che è diversa, cioè loro non hanno la consapevolezza, io ho una vita diversa, loro hanno una vita. Quindi comunque vogliono giocare, vogliono fare le stesse cose che facevano prima. E queste cose sono assicurate dalle tante persone che operano in questi reparti. Qui con me c'è Campanellino, che poi è Alessandra Lupone, una psicologa meravigliosa che lavora nei reparti di chirurgia pediatrica e di oncoematologia e che magari ci può dare una brevissima testimonianza di ciò che, di quello che è il loro lavoro all'interno dei due reparti. Intanto vi ringrazio Valentina di darmi voce e parlo a nome anche di tutti i volontari della mia associazione Ground Doc, quindi che sono presenti come Ground Dottori a fianco dei genitori, dei bambini e degli operatori sanitari. Io sono anche abbastanza emozionata perché continuiamo a farlo anche con i bambini che ci sono ora reparto, anche stamattina siamo con la chirurgia pediatrica, quindi è una grande, è quello che posso dire, ecco, mi hanno colpito già delle parole dette precedentemente. Che la cosa importante, uno pensa che un dottore va a fare giocare i bambini, sicuramente sì, perché se il nostro scopo è quello di valorizzare le risorse sane che anche il bambino malato ha e anche i genitori che magari preoccupati, arrabbiati, frustrati hanno, cioè cercare di aiutare anche i genitori a tirar fuori la forza per stare vicino ai loro bambini e tante volte anche aiutare gli operatori sanitari a scaricare un po' della loro frustrazione magari su noi clown. Quindi quello che è importante capire è che il conduttore, come tanti altri volontari, il ruolo principale è quello di creare una relazione e di stare accanto alle persone, cioè non è far ridere semplicemente, cioè proprio stare lì, lo sento già nelle altre testimonianze, stare accanto, essere presenti, perché tante volte non facciamo ridere i bambini, magari stiamo là a fianco quando loro piangono e magari finito un prelievo riusciamo a farli subito sorridere, oppure riusciamo anche a non farli piangere durante un prelievo quando ci va molto bene. E quindi questo, io ringrazio
perché penso che tutti i volontari sarebbero d'accordo con me nel dire che ogni volta che noi stiamo lì è una grande gioia anche per noi, cioè lo facciamo, devo dire la verità, per prima cosa perché comunque stiamo bene noi quando stiamo lì, anche nella sofferenza, non perché godiamo della sofferenza assolutamente, ma perché la sofferenza, e a volte abbiamo sperimentato purtroppo anche la morte, fa parte della vita. Quindi voler stare, il desiderio di vita in fondo, e quindi di starci fino in fondo, perché anche la sofferenza e la morte fanno parte di questo. Grazie. Volevo appunto dire che la loro presenza è importantissima perché riescono a non far sentire soli, perché la solitudine in realtà è una delle maggiori compagne, no? Una delle compagne che ti ritrovi subito a dover affrontare un reparto del genere, anche perché non... A un certo punto non può entrare più nessuno, perché quando i bimbi iniziano le terapie, le chemioterapie, hanno all'improvviso i valori completamente abbassati e quindi non possono più ricevere visite e vivono soltanto con quelle persone che possono vedere, quindi il genitore, che poi ne può stare uno, i medici, i volontari. E ho sentito prima il dottor Barcalà diceva secondo le proprie inclinazioni, no? Secondo le proprie capacità provare a dare quel qualcosa, no? Io vi ripetevo, mi sono chiesta cosa devo fare, cosa mi chiedi, e da ciò che abbiamo vissuto è nato un libro che veramente è nato così in un paio di mesi, principalmente per non voler dimenticare ciò che era stato vissuto. Seconda cosa, per testimoniare e per aiutare in qualche modo, se ciò era possibile, persone che si fossero provate a vivere situazioni simili a quella che avevamo vissuto con la mia famiglia. Questo per ciò che mi riguardava. Dopodiché, insieme a mio marito, è nata proprio un'associazione, l'associazione Amico Medico, a cui fanno capo tantissimi medici dell'ospedale, perché non dimentichiamo che siamo stati veramente seguiti con grandissimo affetto, e non solo noi, non pensate che perché eravamo non so che cosa, dei privilegiati o non so che, no, proprio perché è così, siamo stati seguiti con tantissimo affetto dai medici dell'ospedale, e adesso ben 32 circa medici fanno parte della nostra diversi primari e così via. E con questa associazione abbiamo raccolto i fondi insieme all'associazione Amico, che ha iniziato l'impresa, i fondi per il nuovo ecografo di chirurgia pediatrica che è stato donato 3 giorni fa. Con il libro, quindi con il ricavato del libro, ho deciso di cercare di aiutare anche in modo materiale, quindi tutto è andato lì. Questo è tutto ciò che io ho potuto fare con la mia esperienza, e ovviamente cosa mi resta? Mi resta tutta la gioia che mia figlia mi sa dare tutti i giorni e che mi sanno dare i miei figli, perché nonostante tutto i miei bambini sono dei bambini sereni, perché siamo stati sempre molto onesti anche con loro, ai bambini si deve sempre dire tutto, nei limiti che questo tutto può comportare per loro, però non bisogna dire cose sciocche, perché loro capiscono molto più di noi e molto prima di noi. Se posso chiedervi ancora un attimo di attenzione, vi faccio leggere una piccola chiusura del mio amico. Spesso le nostre mattine erano assorbite dagli impegni in day hospital, il prelievo per controllare i valori, le trasfusioni in caso di necessità, le ecografie, la medicazione del CVC. Ma quando avevamo l'intera giornata libera, cercavo di farla uscire, almeno al mattino. Facevamo passeggiate nella nostra zona. Cercavo di evitare per quanto possibile di andare in macchina, perché così la mantenevo in esercizio.
aveva infatti la tendenza a stancarsi, per cui ci fermavamo spesso per riposare. Però preferivo farla camminare un po' per farle riprendere contatto con il proprio corpo. All'inizio giravamo solo intorno a casa nostra, poi le passeggiate si facevano più lunghe. Certo, andavamo incontro all'inverno e il freddo era pungente, ma ben coperte, e quando se la sentiva ci avventuravamo fino al parco, dove l'aria raccoglieva quei pochi fiori che sfidavano la stagione. Tutto mi sembrava prezioso. Respiravo mia figlia come fosse ossigeno. Mi dedicavo a lei con tutta l'anima, sapendo che quello era un dono meraviglioso che il Signore aveva voluto farmi. Quando arrivò Natale, io e Paolo ci rendemmo conto, abbracciandoci, che quello avrebbe potuto essere il Natale più brutto della nostra vita, e invece era il più bello, quello che sicuramente non avremmo mai dimenticato. Avevamo Ilaria con noi, e questo era un dono del Signore. Grazie, grazie davvero. Maria Grazia Figini è la responsabile della Fondazione Cometa e arriva anche lei da fuori città, arriva da poco. Maria Grazia, abbiamo ascoltato tante esperienze, ho l'impressione che abbiamo incontrato delle persone, persone vere e commosse dalla vita. Ma io penso che dopo degli incontri come quelli che ci sono stati proposti oggi, il mio intervento un po' di sintesi mi sembra un po' assurdo. Perché noi non dobbiamo sintetizzare ciò che il mistero ci propone nella nostra vita. Per cui il mistero di Giulia, Ilaria, di Pietro parlano. E non c'è bisogno di dare del risposto alla realtà. La realtà è questa positività. Per cui, così, siccome qualcuno di molto grande visita la vita di ciascuno di noi, se lo lasciamo entrare, cioè se non siamo pieni delle nostre cose, ma da ciò che la realtà ci pone, faccio un breve accenno alla mia esperienza, che non è parlare di Cometa, ma della mia esperienza che mi ha portato fino a Cometa. Il primo punto per la mia vita fondamentale la sintetizzo con una frase che appendo nel mio ufficio e a chiunque venga a visitare Cometa la indico. Non c'è nessun santo che non abbia un passato e nessun peccatore che non abbia un futuro. Perché questa è l'esperienza per ciascuno di noi. La mia vita inizia nell'adolescenza e poi negli anni dell'università con un impegno e per la sete di giustizia, un impegno sociale frenetico. Questa sete incolmata di giustizia, contro ogni ingiustizia, ma nello stesso tempo un grande vuoto. E più riempivo questo vuoto con questa sete di giustizia, con più nasceva in me come una nostalgia profonda dell'anima. Finché la morte di mio padre, la nascita della mia prima nipotina con dei vari problemi, l'attesa di una nipote, la diagnosi sarà un vegetale inutile intervenire. Non è un vegetale, è laureato. Momenti drammatici in cui uno si chiede che senso ha tutto. Questa giustizia sociale, per cui mi sembrava di dover dare la vita, mi è stato chiesto di dare la vita per un bambino. Ebbene, in questo si svolge tutta la mia conversione attraverso un incontro. E l'incontro è la cosa più meravigliosa e misteriosa per ciascun uomo. Ed è per ciascun uomo.
Gli incontri di questa sera con Inari, Giulia e Pietro sono degli incontri che ci permettono e ci provocano sul significato e sul senso della vita. Questo è ciò che è interessante nell'incontro e questo è la base, è il fondamento del volontariato, perché è il volontariato per andare incontro a tutti, non è per riempire un nostro cuore. E le esperienze di stasera sono state molto chiare e significative in questo. Nell'incontro con una persona importante della mia vita, che è coinciso appunto con, capivo che la risposta a questa esigenza, a questa mia sete di verità, di bellezza e di giustizia, non poteva essere nessuna conquista sociale, ma attraverso solo il punto di un incontro con il mistero, con questa presenza eccezionale. E in questa presenza ho potuto compiere negli anni a un dialogo molto serrato, da capire che nella vita i tre nodi fondamentali sono non la politica dei rapporti, ma l'attenzione nei rapporti, l'obbedienza alla realtà come vertice dell'amicizia e come passione per tutto quello che la realtà ci pone davanti e ci pone davanti, il lavoro come luogo e un tempo di costruzione del bene comune e come punto di testimonianza del senso della vita. Io ho svolto una vita come ciascuno di voi. Non è la mia una vita straordinaria, né eccezionale. È così, una vita ordinaria, alla ricerca comunque di questa verità. Come diceva appunto Mugnè, perché ho ripreso un po' il tema, dice, vedi, è assolutamente necessario che diamo un senso alla nostra vita, non quello che gli altri vedono e ammirano, ma il tour de force che consiste nell'imprimergli il sigillo dell'infinito. Ecco, l'essere visitati da una presenza eccezionale è la risposta a questo desiderio, di queste esigenze fondamentali che ognuno di noi ha nella vita. E non occorrono degli avvenimenti sempre tristi o delle ferite, ma occorre una lealtà, capire che siamo in cammino verso questa sete di verità, perché è questo che ci muove. È questo che ci fa condividere i bisogni. Non occorrono delle risposte, ma occorre il desiderio di amare sempre di più questo desiderio per ciascuno di noi. Questa è la forza che ci fa compiere ciò che ognuno di noi compie nella propria vita. Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina, ma nasca dalla carne. È da questa carne, da questo bisogno, da questo condividere che si esprime, che emergono tutto questo che noi abbiamo visto. La mia vita mi ha portato poi fino appunto a lavorare in una realtà che si occupa di accoglienza di minori, che si occupa di formazione, che si occupa di educazione, accogliere per educare. E in questo, quello che io faccio anche in giro un po' come formazione, è proprio il punto che bisogna diventare sempre più degli io, cioè dei soggetti, delle persone che si muovono e che riconoscono questa realtà. Attualmente abbiamo appunto 60 bambini che sono in affitto in famiglie, che vengono in situazioni di fragilità. Ho avuto una bambina che è andata in adozione
dopo che è stata in affido in una delle famiglie dell'associazione e che dopo un anno che è data in adozione è caduta ed è morta. La madre mi ha chiamato disperata e proprio l'altro giorno ci siamo venuti, mi ha richiamato dicendo: io voglio che qualcosa rimanga, perché voi siete stati la mia prima famiglia, la prima famiglia di mia figlia. Ecco, è da incontro a incontro, non c'è niente di eccezionale. Noi a volte cerchiamo l'eccezionale, cerchiamo lo straordinario, ma è proprio in questo significato di questo incontro tra uomini che ci può testimoniare la certezza che questo bene c'è, che questo positivo c'è, anche in questo momento di crisi si parla del positivo, c'è una certezza che continua a sfidarci per la costruzione del bene comune. La fecondità di un dolore e la fecondità della bellezza fanno scaturire sempre delle realtà, delle associazioni, degli impegni, un impegno comune. Mi sento di dire che appunto noi siamo chiamati continuamente alla ricerca di questa verità, ma che non è mai il prodotto di una discussione, è la capacità dell'ascolto, dell'ascolto di ciò che noi abbiamo davanti, che ciascuno di noi ha davanti, questa realtà. Appunto in quello che ci è stato raccontato, quindi siamo tutte persone impegnate, ognuno nel proprio quotidiano, come penso tutte le persone che siano qua ad ascoltarci, come fa un centro servizio del volontariato, che è uno strumento perché tutto possa vivere, perché il desiderio di chi per incontro di fatti o di persone inizia a rispondere al bisogno di altri, il centro di servizio del volontariato diventa uno strumento di aiuto, niente, non un oggetto che si sostituisce al soggetto, ma è uno strumento nelle mani di tanti io, che sono qui presenti per costruire questo bene comune. Ognuno al suo posto, ognuno a rispondere a ciò che gli è stato posto davanti, con serietà, con verità e con libertà, perché il connubio vincente è quello tra grazia e libertà. Senza la grazia di un incontro e la libertà di mettersi in movimento non possono nascere queste testimonianze come abbiamo appunto sentito questa sera. Io penso che le parole, è un momento in cui occorrono poche parole, ma occorrono dei luoghi dove si possa dire vieni e vedi, dove la tensione ideale delle persone e il loro operare per il bene comune siano dei piccoli segni che richiamano all'unico punto per cui vale la pena vivere e muoversi, questa presenza eccezionale. Concludo il mio intervento leggendo un pezzo. Non ho assolutamente la poeta come chi mi ha preceduto, ma cercherò di impegnarmi semplicemente, perché penso che siano i mattoni che parlino e non tanto i discorsi sulle esperienze degli altri. È toccato loro una grande disgrazia. La gente dice così. Invece non si tratta di una disgrazia. Siamo stati visitati da qualcuno molto grande. Così non ci siamo fatte delle prediche. Non restava che fare silenzio dinanzi a questo nuovo mistero che poco a poco ci ha pervaso della sua gioia. Che significa per lei essere disgraziata? Chi può dire che esso lo sia? Chissà se non c'è domandare di custodire e di adorare un'ostia in mezzo a noi, senza dimenticare la presenza divina
sotto una povera materia cieca. Mia piccola Françoise, tu sei per me l'immagine della fede. Qua giù la conoscerete in enigma e come in uno specchio. In questa storia, ed è questa la grande ricchezza del fatto cristiano, la nostra disgrazia ha assunto un'aria di evidenza, una familiarità rassicurante, o piuttosto, non è la parola giusta, impegnata. Un richiamo che non dipende più dalla fatalità. Rimanere padre e madre, non abbandonarti alla nostra rassegnazione, non abituarci alla tua assenza, al tuo miracolo. Donante il tuo pane quotidiano di amore e di presenza, continuare la preghiera che tu rappresenti, ravvivare la nostra ferita, poiché questa ferita è la porta della presenza, restare con te. Forse occorre invidiarci questa paternità incerta. Non li ha mai chiamati papà e mamma, questo dialogo inespresso, più bello dei giochi infantili. Grazie.